Buongiorno a tutti, benvenuti all'ultima estrazione. Oggi voglio dare la possibilità a tutti voi di fare diversi punti e infatti avete la possibilità di dirmi ben tre carte. Prima però vediamo qual era la carta di ieri. Allora, vi dicevo che non si poteva formare sommando i valori delle carte uscite, quindi ad esempio non poteva essere 9 più 3 una donna, non poteva essere un re 10 più 3, non poteva essere un 7, non poteva essere 6 più 3, 9, 11 più 10 fa 21, niente. Alla fine, che cos'è che poteva essere? Poteva essere un 2, un 3, un 4, un 5, un 8, mi sembra, sì. Vabbè, anche l'asso, ma l'asso non è che lo puoi formare con delle carte perché vale 1. Quindi, vediamo che carta era. Era il 5 di quadri. Classifica in descrizione come sempre. Non vedete il mazzo di carte. Sapete perché? Perché le tre carte le prenderò da quelle che sono. No, scusate, la carta, siete voi che dovete dirmene tre. La carta la prenderò da quelle che sono uscite. Adesso le mescolo per bene. La mescoliamo ancora un po', e voi avete tre possibilità per indovinare questa carta. Consiglio a quelli che sono indietro con i punti di guardarsi bene la classifica aggiornata e di scrivere le tre carte che vi daranno più punti possibili, qualora dovessero uscire, ovviamente. Insomma, usate la miglior strategia. Allora, vado ancora un po' a mescolare e scelgo questa carta qui. La guardo, non vi darò aiuti perché già avete pochissime carte e in più tre carte avete a disposizione, quindi ok, l'ho vista. Stavolta però dovete dirmi tre carte diverse, ok? Non per tre volte la stessa, ma tre carte diverse. Bene, e giovedì vi dirò qual è questa carta, vi dirò chi sarà arrivato primo e chi sarà arrivato secondo. Bene, ora passiamo al gioco di oggi. Allora, vi dicevo che vi avrei portato il tutorial da fare ad uno spettatore solo, però prima volevo portarvene un'altra con tre spettatori perché mi piaceva portarvela. Vi faccio contemporaneamente il tutorial così non prendiamo tempo. Ho detto non prendiamo, non perdiamo. Allora, il gioco è impromptu, quindi gli spettatori vanno, magari gli diamo tre porzioni a testa, no? Cioè una porzione a testa, scusate, e vanno a mescolare. Poi vabbè, assemblano come vogliono. Ed ora qui hanno tre biglietti, ognuno ne sceglie uno, mentre il mago farà una predizione. Allora supponiamo che uno prenda questo, uno prenda questo, uno prenda questo, vabbè, indifferente. Il mago va a fare la predizione, prenderà tre carte. Vado a prendere esattamente le gemelle delle prime tre carte. In questo caso prenderò in ordine un 9 nero, un jack rosso e un jack nero. Quindi mi ricordo 9 nero per primo e la metto davanti al primo spettatore. Poi abbiamo detto jack rosso. Jack Rosso, dove sei? Eccolo qui, proprio all'inizio. E infine un Jack Nero, mentre gli spettatori saranno occupati a scrivere le loro cose, insomma. Che cosa dovranno scrivere? Dunque, il primo spettatore, supponiamo, sceglie questo biglietto e c'è scritto: scrivi due numeri da 20 a 29. Supponiamo che scriva 25 e 22. Questo è quello del primo spettatore. Il secondo spettatore trova scritto: scrivi due numeri da 1, no, scusate, da 10 a 19. Supponiamo scriva 13 e 17. Ovviamente può scrivere i numeri che vuole. Mentre il terzo scrivi
due numeri da 30 a 39. Supponiamo scriva 33 e 30. Benissimo. Quindi, una volta che hanno scritto i loro numeri, cominciamo dallo spettatore che ha i numeri più bassi, quindi quelli della decina. Dovremmo dire di fare il solito procedimento, quindi di contare tante carte quanto i due numeri che ha scritto. Può cominciare da questo, è indifferente. Cominciamo dal 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e va a buttare giù tante carte quanto la somma delle due cifre. 1, 2, 3, 4. Stavolta non le scartiamo le carte, ok? Perché altrimenti non ce ne saranno abbastanza per tutti questi qua. Quindi le carte della somma delle cifre le mettiamo sotto al mazzo e la rimanenza la mettiamo sopra. Ora dovevo farvi vedere le carte di faccia. Aspetta un attimo, facciamolo, dai. Allora, che cos'era? Era... Eccole qui. Il 9, il jack e l'altro jack. Ok. Poi compiterà l'altro numero, quindi 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Va a scartare 8 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le mette sotto e queste le mette sopra. Vedete che è tutta una giostra, le carte continuano a salire in cima. Poi passiamo allo spettatore che ha i numeri della ventina. Quindi ha scritto 25, 22, cominciamo da 22, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Va a scartare 4 carte, 1, 2, 3, 4, questo lo mette qui, questo lo mette qui, ed ora 25, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, e ne va a scartare 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le carte tornano di nuovo in cima. Poi abbiamo 33 e 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quindi 1, 2, 3, tacchete, tacchete, e infine 33. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. E scartando 6 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Torneremo di nuovo con le carte sulla cima, quindi questo funziona sia con i numeri da 10 a 19, da 20 a 29, da 30 a 39, purché lo facciamo sempre due volte o un numero di volte pari. Alla fine prenderemo la prima carta, la daremo al primo spettatore, la seconda carta al secondo spettatore, la terza carta al terzo spettatore e magicamente coincideranno con le predizioni. Benissimo. Ora, per il primo spettatore, cioè scusate, per uno spettatore, cioè adesso non è che vi vado a scoprire l'acqua calda, però ve lo dico lo stesso. Allora, con lo spettatore unico possiamo fare una cosa di questo tipo. Lui va a mescolare il mazzo e noi possiamo dire che andiamo a fare una predizione prendendo la gemella della prima carta, ok? Ancora il jack rosso. Prenderemo un jack rosso e lo metteremo qui da parte. A questo punto potete chiedere, ora tu mi dovrai dire due numeri che li puoi scegliere fra la decina, la ventina o la trentina, quindi da 10 a 19, da 20 a 29, da 30 a 39, quale vuoi? Voglio i numeri della ventina, perfetto, lui vi dirà due numeri della ventina, ad esempio 21 e 29, e facendo i soliti procedimenti, sulla cima tornerà il jack rosso, che sarà praticamente la gemella della vostra predizione. Altrimenti potete tranquillamente sempre fargli mescolare il mazzo, fargli scegliere una carta, controllarla in qualsiasi modo in cima, chiedergli sempre quale delle tre categorie di numeri vuole, lui sceglie ad esempio i numeri da 30 a 39, gli fate contare due numeri da 30 a 39 e la sua carta sarà la prima del mazzo.
Un'altra variante bella è con il mazzo segnato, perché noi non dovremo fare assolutamente niente, non toccheremo mai il mazzo e praticamente faremo la predizione, magari o scritta oppure a voce, basandoci sulla marcatura della prima carta. Quindi in questo caso scriveremo asso di cuori o diremo asso di cuori, soliti procedimenti, e la prima carta sarà l'asso di cuori. Per questa versione col mazzo segnato vi consiglio di procurarvi due biglietti e due penne, così mentre voi andrete a scrivere la carta, lo spettatore scriverà i suoi due numeri da 10 a 19, da 20 a 29 o da 30 a 39. Ora però vi mostro sempre una versione da fare ad uno spettatore, molto molto carina. Allora, faccio sempre subito contemporaneamente il tutorial, eh? I 4 4, ne manca uno. Non ce l'ho. Dove caspita è? Ah, si è attaccato al re, questo maledetto 4. Ok. E vanno messe in queste posizioni. Allora, un 4 in decima posizione, l'altro 4 in sesta, l'altro 4 in seconda, l'altro 4 in prima. Quindi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E vi consiglio di fare come nel video precedente, di mettere un jolly segnato con la matita, quindi ve le preparate qua in cima le carte. Attenzione perché adesso avete più carte da mantenere unite, ok? Quindi tagliate un bel blocchettino di carte dove siete sicuri che tutto il setup vi è rimasto unito. Andate a mescolare ancora un'altra volta. Quando siete giunti un po' prima della metà, ok? Mollate tutto. Dite che andate a fare una predizione e la carta successiva al jolly la prendete, la mettete da parte e queste carte vanno sopra. Ecco che tutta la vostra preparazione è ritornata sulla cima. Ora qui è fisso che lui scelga i numeri da 1 a 19, quindi gli direte di scegliere due numeri tra 1 e 20 oppure di scegliere due numeri della decina, quindi da 10 a 19. Supponiamo dica 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e andrà a scartare tante carte quanto la somma, quindi 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gli fate dire il secondo numero, supponiamo 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e andrà a scartare 4 carte, 1, 2, 3, 4. Ora col mazzetto che gli è rimasto in mano, gli farete vedere che sul fondo avete un 4 e sulla cima avete un altro 4. E contando 4 dal mazzetto rimasto, 1, 2, 3, 4, arriviamo ad un terzo 4, ma non finisce qui perché sarebbe bella se facessimo un bel poker, ma infatti io ho preso una predizione all'inizio ed è il quarto e ultimo 4. Bene, spero che anche queste versioni vi siano piaciute. Io vi ricordo che ci vediamo adesso giovedì. Quindi non ci vedremo per un po' di giorni, ma direi che mi merito anche un po' di riposo perché praticamente per 10 giorni ho portato un video al giorno e scopriremo insieme chi è stato il primo e il secondo classificato. Ricordo che il primo vince, adesso non lo posso prendere perché è sotterrato da centinaia di carte, di robe. Il libro di Karl Fulves, con 56 effetti cartomagici più un tutorial a sua scelta, mentre il secondo vincerà semplicemente il tutorial. Ci vediamo giovedì. Ciao!